Qui siamo nella località di Lomagna, dove trova sede l'impianto di produzione di asfalto della ditta Passoni. Da come si vede si tratta di un vecchio impianto, fatto principalmente di lamiera, che è probabilmente destinato ad essere sostituito con un impianto di nuova tecnologia. La volontà della società Passoni è di insediare questo impianto in un'altra località, dove vuole accentrare tutte le proprie attività. La località è l'area sud di Villanova, chiamata Nuovo Polo Produttivo Sud di Villanova. Questo invece è l'altro impianto dei fratelli Passoni, quello relativo alla frantumazione degli inerti. Questo impianto prima si trovava in via della Madonnina, di recente è stato spostato nell'area industriale del PIP. Questo è un altro degli impianti della società Passoni che dovrebbe trovare collocazione nella nuova area sud, produttiva sud di Villanova. Qui invece siamo all'incrocio con Villanova, siamo alla sede principale della società Passoni, qui davanti noi vediamo la palazzina degli uffici e man mano vediamo come si è sviluppata sempre la proprietà Passoni, che ha sostituito sull'area dove si trovava l'impianto di frantumazione di inerti tutta una serie di capannoni industriali, anche perché questa società ha introdotto tra le sue attività anche un'attività di tipo immobiliare. Come si vede, tutti questi capannoni sono di recente costruzione e l'area si sta espandendo ancora per la costruzione di nuovi capannoni industriali sempre ad opera della stessa società. Quindi di fatto la sede principale si trova in un'area di tipo industriale, confinante con l'industriale. Sul retro noi invece vediamo delle residenze che in parte sono costruite dalla stessa società. Quindi sostanzialmente la residenza si è avvicinata all'industriale proprio di recente, è ancora in fase di costruzione. Qui siamo invece nella località dove Passoni vorrebbe trasferire tutte le attività che abbiamo visto prima. Come vedete è l'area destinata a Passoni è l'area sulla sinistra, quindi al lato sinistro della strada. Questa è tutta l'area boschiva e agricola che è interessata dal progetto. Come si vede sul lato opposto della strada c'è una residenza che insiste ormai da molto tempo. Questo è l'ingresso all'area dalla parte che affianca il bosco. Qui siamo verso la cabina elettrica che si estende proprio al confine. Quest'area invece col cascinotto è un'area che al momento è esclusa da quello che è l'intervento dei Passoni perché è di proprietà di un soggetto differente. Ecco, questa è tutta l'area verde boschiva che si vedrebbe sacrificata per l'intenzione della società di trasferire qui l'intera attività, quindi concentrando delle attività che sono critiche tutte in una zona e distruggendo una zona sostanzialmente da un punto di vista naturale molto interessante. La provincia considera questa zona bosco protetto.